forte, 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 in avanti, in avanti, in avanti. Questa è importante, questa. Šunić, Džeko. Il gol è buono, la Bosnia in vantaggio, ha segnato Edin Džeko. Qual è la posizione? Ma recupera il pallone l'Italia, pallone in mezzo ancora per Sensi, conclusione, deviazione, gol, il pareggio dell'Italia, deviazione decisiva di Šunić, l'Italia ha pareggiato, il gol è comunque di Stefano Sensi. Arriva il fischio finale, 1-1 tra Italia e Bosnia nel debutto in Nations League degli Azzurri, partita che non ha soddisfatto appieno Roberto Mancini. Tra due giorni si scende di nuovo in campo contro una squadra forte come l'Olanda. Alla vigilia della partita si svolge un rito sconosciuto a noi profani. L'assegnazione dei numeri di maglia. Metti 10 a Berna. 10 a Berna. Allora, messo 5 a Giorginio. 21. 8. Berardi c'ha il 7. Avevamo fatto il 7? Sì. Guarda che numeri mancano. Io lascerei il 6. Pellegrini manca il 18. Non essendo ancora definita la lista per domani, non sai a chi dare il numero. Insigne è il 10, però se Insigne non c'è il 10 lo prende un altro e scala un altro numero. E devi capire chi può prenderli, perché poi devono stampare le maglie e non c'è il tempo. Spinazzola, grande giocata per Insigne, l'appoggio verso Immobile, ancora Immobile, sempre Immobile all'interno dell'area di rigore, il cross, Barella! Ed è un super gol dell'Italia, ha segnato Barella, in coda un'azione meravigliosa, meritato il vantaggio degli azzurri. E Ciro ha messo una grande palla, io diciamo che sono stato fortunato e bravo a trovarmi lì in quel momento, però devo una bottiglia di vino a Ciro. Io sono orgoglioso della mia squadra quando gioca bene. Siamo sempre passati per difensivisti per 100 anni, insomma. Però andare in Olanda, una delle patrie del calcio totale, e sentirsi dire la prima volta che applaudiamo la nazionale italiana che viene a giocare qui e domina l'Olanda, credo che sia, insomma, deve essere motivo di soddisfazione per tutto il calcio italiano e per i ragazzi che hanno giocato quella partita. Tenere la palla, giocare in attacco, mandare in gol uno dei giovani talenti della squadra. C'è tutta l'idea di calcio di mister Mancini nella partita che porta l'Italia in testa al girone di Nation League. Per quelli che giocheranno la partita è importante perché fa punteggio per il ranking. Se noi sbagliassimo una partita così perdiamo tantissimi punti per il sorteggio del mondiale. Quindi dobbiamo rimanere per forza nelle prime 10 per avere un buon sorteggio, per essere testa di serie. Fondamentale prenderla seriamente e non sarà una partita così semplice. Buonasera, benvenuto. 7 ottobre 2020. Il cammino degli azzurri verso gli europei ricomincia con una sonora vittoria contro la modesta Moldavia. Finisce 6-0. Colpo di testa di Cristante, il vantaggio dell'Italia. E Ciccio Caputo al debutto con la maglia della nazionale. El Shaarawy cross e segna il suo primo gol con la maglia della nazionale italiana, anche Domenico Berardi. È una serata bellissima. La nazionale continua a vincere, ma la partita più delicata si gioca fuori dal campo, contro il nemico invisibile che minaccia anche Coverciano. In questo momento noi siamo in una bolla che fino ad oggi siamo riusciti a mantenere sterile. Cerchiamo di non mollare nel momento ovviamente in cui adesso comincia il rischio maggiore. Noi forse abbiamo la fortuna che siamo prima di tutto controllati, e quindi quella forse è la cosa più importante, perché anche per quelli che ci stanno attorno, le nostre famiglie, così sanno che pur andando in giro, treni, aerei, però siamo sempre controllati, e poi che comunque riusciamo ad allenarci, a giocare, a continuare a fare il nostro lavoro, cosa che tanti purtroppo non riescono a fare in questo periodo, quindi la viviamo in maniera privilegiata. Dopo la fine della prima ondata di Covid, il mondo del calcio aveva accarezzato il sogno di riaprire gli stadi, ma le cose sono andate diversamente. Surreale giocare in stadi vuoti, surreale fare quello che stiamo facendo, ma la verità è che poi non si parla più solo di uno sport o del gioco del calcio. È un'industria, è una passione per milioni di tifosi, è una cosa che deve andare avanti nonostante tutto per tutta la nazione.
Trafford. Bravo, l'ho spiegato, non vi fidate mai. Il momento è complicato, ma lo spettacolo deve andare avanti. Ci sono solo 4 giorni per preparare la trasferta di Danzica, decisiva per la Nation League. Andiamo a giocare contro la Polonia. Si comincia qui all'arena di Danzica per questa sfida tra Polonia e Italia. L'immagine bellissima, suggestiva, di questo stadio che può contenere 40.000 spettatori, oggi aperto al 25% secondo le normative UEFA recepite dalla Polonia, ma forse è l'ultimo evento aperto al pubblico. 0-0 e siamo ancora primi nel girone di Nation League. Adesso però arriva l'Olanda. Dopo la sconfitta dell'andata, gli Orange cercheranno la rivincita. La partita contro l'Olanda si gioca a Bergamo, la città simbolo della prima ondata di Covid. Alla vigilia, Vialli, Mancini e Oriali visitano il cimitero della città per rendere omaggio alle vittime. Essere allenatore nazionale è un grande onore, perché comunque sei allenatore di nazione di calcio di un grande paese come l'Italia, che ha un grande passato e che è una nazione bellissima nonostante tutto, e esserlo in questo momento, insomma, con quello che è successo in Italia e soprattutto nel momento in cui siamo andati a Bergamo per la partita con l'Olanda, siamo andati al cimitero di Bergamo e poi alla partita hanno assistito molti medici che hanno combattuto contro il virus nei mesi scorsi, insomma è stata una cosa emozionante. Ci è dispiaciuto molto, no? Non poter aver avuto lo stadio pieno di queste persone che magari si meritavano un momento di gioia, insomma, nel vedere la nazionale. Quindi credo che questo siano momenti importanti in cui rappresenti un paese importante, insomma. Vorrebbe il pallone, servito Barella, prova ad allargarsi Immobile, in mezzo dalla parte opposta arriva Pellegrini, posizione regolare, Pellegrini, il vantaggio dell'Italia. È stata una cosa bella perché aveva un significato speciale, penso, per tutti quanti noi, per Bergamo e per l'Italia. Tutti sappiamo quello che Bergamo ha passato, no? per il Covid, quindi ci tenevamo particolarmente a fare bene. Più c'erano tutte quelle persone a vederci e volevamo dimostrare a loro, volevamo stargli vicino facendo quello che sappiamo fare, cioè giocare a calcio. Libero Blind, posizione regolare, pericoloso, sul fondo, in mezzo, prova a girarsi Depay, pallone che impatta su Fender. Arriva il pareggio dell'Olanda. Davanti al pubblico di Bergamo, gli azzurri ci tenevano a vincere. Invece, il ritiro di ottobre si conclude con 2 pareggi, che ci costano il primo posto nel girone di Nation League. È la prima vera battuta di arresto della gestione Mancini, colpa forse del momento complicato. A novembre, nel pieno della nuova ondata di Covid, la nazionale si ritrova a Coverciano per giocare altre 3 partite. Ma tra positivi al tampone, casi sospetti e isolamenti preventivi, mancano all'appello molti giocatori. Mister Mancini ha in mente di rimediare convocando qualche giovane, ma proprio alla vigilia del ritiro arriva la notizia che non ti aspetti. Il CT della nazionale Roberto Mancini è risultato positivo al giro di tamponi a cui tutto lo staff viene sottoposto prima dei raduni. Da domenica sera, infatti, a Coverciano inizia il ritiro di preparazione dell'amichevole con l'Estonia e delle partite con Polonia e Bosnia, con cui gli azzurri si giocheranno il primo posto nel girone Nations League. Ma si farà con Kiko Evani in panchina. Roberto è come se fosse qui con noi, lui osserva gli allenamenti in diretta, partecipa alle riunioni, per cui anche il gruppo credo che lo senta vicino. Vorrei prima festeggiare alcune prime volte, e inizierei da Mister Kiko Evani. Il mio ruolo è quello di, come quello degli altri componenti dello staff, perché non è che ce ne sia uno più importante dell'altro, è quello di aiutare il mister a vedere le cose. Più occhi vedono di più che due soli. Non capisco, pronto? Sì, no, dicevo Robby, mancano 4 minuti. Dici di provare a fare un'uscita a destra, con Calabria a destra, quindi offrire il centrocampo e di qua e Sharawi largo.
Quindi iniziano Emerson, Di Lorenzo, Orsolini e Grifo contro Calabria, Bastoni, Pellegri dentro. Dove Pelle? Ci sei? Dentro. E Bernardeschi. Messi bene in giallo. Dove vai? Dobbiamo fare anche le punizioni, quindi. Dai ragazzi, sei! Novembre è stato un mese. Tanto era un mese decisivo, perché comunque dopo il pareggio di Bergamo con l'Olanda, insomma, la Polonia ci aveva superato ed era andata in testa al gruppo, quindi avremmo dovuto batterli in casa e poi andare a vincere in Bosnia. Quindi anche lì iniziamo con molte defezioni, tra cui la mia. Quindi diciamo, sono stato il primo allenatore smart working della storia del calcio. E spero di poter essere via più presto. Volevo solo ringraziarvi di essere tutti lì, salutare i nuovi che sono arrivati per la prima volta e spero di vederli presto, ma soprattutto ricordarvi che dovete giocare una partita mercoledì molto importante, perché anche se sarà un'amichevole, però è molto importante per il ranking ed è quella forse più importante delle tre, perché da questa partita qua, se noi dovessimo fare qualche errore, cioè perderemo molti punti nel ranking. Come stai, visto? Io sto benissimo, si vede. Buon lavoro, un abbraccio a tutti, spero di vedervi presto. Grazie, ciao. L'11 novembre la nazionale scende in campo a Firenze senza il suo commissario tecnico e senza mezza squadra, decimata da Covid e da infortuni. L'esordiente mister Evani schiera una squadra di volti nuovi. Tra loro c'è Vincenzo Grifo, un ragazzo figlio di emigranti che ha l'Italia nel cuore anche se è nato in Germania. Vorrebbe il pallone proprio Grifo, il pallone invece raggiunge Lasagna, eccolo Grifo! Ed è un gran gol, spettacolare! Segna la sua prima rete in maglia azzurra con un destro a giro dai 25 metri. Applaude Chicco Evani. Avere il filo diretto con Roberto Mancini, proprio Gianluca Vialli. Eccola qui. In tribuna c'era Lombardo. Lombardo era in collegamento con... Maschi con Pic, converge il numero 10, carica il sinistro, prova la conclusione. Federico Bernardeschi segna il 2-0 con una bella azione personale. E allora dobbiamo fare il terzo e il quarto. Sempre con pazienza. Però la pazienza non vuol dire essere lenti. Pazienza vuol dire che aspetti. Ma la palla muovo, e ti faccio male. Segna Grifo, 3-0 per l'Italia, doppietta per Vincenzo Grifo. Orsolini, 2-2 in azzurro, una media eccezionale. Due partite, due gol con la maglia della nazionale. Avete giocato benissimo. Grande mister! Perfetti! Grazie! La cosa più importante che ho riscontrato in questo staff, in questo gruppo, è la fiducia che danno a tutti i giocatori. Chiunque arrivi non ha mai la pressione di dover fare bene, ma c'è sempre fiducia, c'è sempre, anche in un giovane, c'è sempre, si lascia il tempo di crescere, magari di sbagliare, come hanno lasciato a me il tempo di sbagliare magari nelle prime partite, e questa è la cosa più importante per un giocatore. La fiducia che ti danno sia i tuoi compagni che lo staff, il mister o Gianluca è importante. Buonasera, la nazionale è in piena emergenza, c'è una lista lunghissima di assenti, a cominciare dal commissario tecnico Roberto Mancini, che ancora non ha sconfitto il Covid. Al suo posto in panchina ci sarà il vice Evani, come contro l'Estonia. Di fronte c'è un'avversaria di ottimo livello, a Reggio Emilia per la quinta giornata di Nations League si gioca Italia-Polonia. Il cross di Bernardeschi, il colpo di testa di Balotti che fa giù un rigore. Netto. Giorginho. Segna Jorginho, 1-0 per l'Italia. Si butta nello spazio Barella, Berardi è solo, controllo con il sinistro, converge, Berardi!
nel suo stadio. Domenico Berardi, 2-0 per l'Italia. Buona la prima, si direbbe in cinema. Manca l'ultima vittoria per assicurarci il primo posto nel girone di Nation League. Gli azzurri vanno a Sarajevo, città dal passato tragico. Sono veloci, Barella e Berardi. L'apertura di Belotti per Belotti! Il vantaggio dell'Italia, l'ispirazione di Insigne, il gol di Andrea Belotti, 1-0 per gli azzurri. Emerson ricomincia da Locatelli, morbido per Belotti! Anzi, Berardi, Berardi, è un super gol di Berardi! Le difficoltà cementano il gruppo e in quei 10 giorni lì i ragazzi hanno dimostrato del valore che hanno proprio come uomini. Perché non era così semplice e scontato vincere quelle due partite, perché veramente ci abbiamo fatti i conti. Cioè noi credo che non abbiamo convocato, mi sembra, 20 o 21 giocatori che di solito vengono con noi. Cioè noi avevamo, mi sembra, 11 o 12 dei soliti e il resto erano altri 10, 12 o 13 erano giocatori che non erano mai venuti. Quindi non hanno vinto solo le due partite, hanno vinto due partite stradominando e strameritando e giocando un calcio spettacolare. Siamo riusciti ad arrivare primi in un gruppo comunque non semplice e quelle condizioni lì proprio nel mese di novembre che sembravano catastrofiche, insomma.